partiamo da questo dato, Max, Sì. che sono dati ovviamente, direi, molto inflattivi. Notizia proprio sul CP, quindi continua Esatto. questa serie di notizie macroeconomiche che confermano questa tendenza ad un minor controllo dell'inflazione rispetto a quanto si sperava. Esattamente. E infatti queste notizie stanno sempre di più spaccando i governatori della Fed, che sono poi quelli che votano, no? Che decidono quelle che devono essere le politiche da mettere in atto, e c'è una frammentazione molto, direi, abbastanza importante, una distribuzione di idee su come orientarsi sui tassi molto, molto ben distribuita. Addirittura ci sono anche famosi CEO, no? Di banche Tipo JP famosissime, Morgan. esatto, nome e cognome, Diamond, Messier Diamond, che addirittura ipotizza, fonte Wall Scenari Street catastrofici. Journal, sì, esatto, ipotizza addirittura tassi all'8%. Comunque, a parte quello che dicono gli analisti, vediamo un po' quello Vediamo da un che punto di vista anche operativo, no? operativo, Perché cosa stanno pensando i mercati, perché ecco, hanno perché questo. numero uno c'è questo fattore di diciamo, minor controllo dell'inflazione che fa pensare ad una tenuta dei tassi per un tempo maggiore. Ma Quindi questo infatti le si. probabilità dei tassi di un taglio a giugno sono diminuite moltissimo, per cui siamo passati dal 50% in area 30%, e consideriamo che siamo nell'anno delle votazioni presidenziali, dove normalmente spesso si innesca una pausa per evitare sovrapposizioni con la politica. Quindi probabilità basse di un taglio dei tassi a giugno, e chiaramente questo è un elemento che i mercati in qualche modo hanno scontato, e soprattutto, Max, le materie prime, e nello specifico, tu I sei andato su, metalli. Io nello sì, specifico. ero qua perché comunque voglio assolutamente mantenere questi 5 minuti. Diciamo, il secondo elemento fondamentale è questa crisi sul Medio Oriente. Chiaramente questo contribuisce in maniera importantissima a gonfiare il prezzo dei preziosi, no? Esatto, bene rifugio, il fatto che è comunque un bene comprato dalle banche centrali, soprattutto l'India e la Cina, e poi il fatto che comunque l'oro è considerato sicuramente un bene che protegge dall'inflazione. Per cui se mettiamo insieme tutti i lati positivi e i lati negativi, e quindi l'oro sta avendo un trend interessante, e ovviamente trascina con sé sicuramente L'argento. anche Tra l'argento. l'altro, così per fare una sintesi tra i vari gruppi che seguiamo, tra le varie membership, diciamo che abbiamo in qualche modo vissuto in questi ultimi 20 giorni questa percezione di passaggio di fase, prima sempre più evidente, soprattutto in anomalia con questi tassi, con i prezzi dei tassi che scendono, e quindi dal nostro punto di vista il settore metalli, che prima vivevamo con una tendenza laterale ribassista, l'abbiamo in qualche modo girata in una tendenza decisamente rialzista, che per Sì. fortuna poi sta dando i suoi frutti sul portafoglio. Quindi Assolutamente. questo è un elemento importante anche di messa a terra. Un altro elemento importante di messa a terra è che ancora una volta vede delle operazioni fatte, no? Nel senso di azioni messe in campo da un punto di vista operativo. E qui, prof, su TLT che cosa possiamo Beh, dire? assolutamente, come abbiamo spesso raccontato, lo scenario inflattivo è un problema per i prezzi dei bond, e TLT, che è, diciamo, l'ETF con la maggiore duration, e quindi quella più sensibile, quella che varia di più rispetto alle variazioni dei tassi, sicuramente ne ha risentito. Quindi, su questa operazione, poiché lo scenario inflattivo potrebbe continuare a manifestare ancora elementi di crescita, sicuramente può essere utile e saggio proteggersi. Del resto, anche dal punto di vista dell'analisi tecnica, Max, credo che qui si vede una Sia rottura. chiaro, no? Cioè abbiamo rotto, quindi alla rottura. Poi Esatto. noi avevamo diverse posizioni, da una parte abbiamo chiuso perché riaspettiamo che magari scenda per rientrare, dall'altra parte abbiamo coperto e protetto, quindi diciamo, il ragionamento è qua l'inflazione sta Sensibile allo avendo. scenario inflattivo, per cui i prezzi scenderanno. Del resto, Max, i rendimenti sono tornati su livelli incredibili dal punto di Beh, se vista. andiamo a guardare i Fed Funds, guarda che meraviglia. Cioè, Certo, qui addirittura 2 giorni fa eravamo arrivati a 5, quindi questo. prevedono un taglio entro la fine del 2024. Un solo taglio. Ti ricordi quando i mercati qualche mese fa prevedevano Dicevano 6? 6, sì, buonanotte. Osservando i mercati, il future fronte mese dell'argento ha rimbalzato molti, diciamo, ha un,
C'è una soglia psicologica molto importante, che non è solo psicologica, tocca l'area 30 e rimbalza. Allora si può guardare in vari modi. A noi piace guardarlo dal punto di vista degli opzionisti. È interessante farvi notare che in corrispondenza di quello strike Ci sono una c'erano marea di contratti. una marea di contratti, e quindi qui poi ci sono Scattano approfondimenti. le difese degli istituzionali. Esatto. Bene, buon fine settimana. Un Ciao, abbraccio a ciao. tutti, buon weekend, ciao Max.